Buonasera a tutti cari ascoltatori Meteo e bentrovati in questo nuovissimo aggiornamento. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo video. Oggi andremo ad analizzare, quindi 6 maggio, quindi oggi andremo ad analizzare le previsioni meteo per i prossimi 3 giorni. Ancora prima di iniziare del tutto, sigla! Come possiamo vedere, comunque, a partire dal 9 maggio, dell'aria più fresca, come possiamo vedere, si troverà sul Piemonte e su quasi tutto il nord dell'Italia. Questo campo di aria più calda investirà la Francia e poi col passare delle ore si andrà a spostare verso l'Italia. Sempre comunque facendo rimanere, come possiamo vedere, soprattutto il Piemonte, in una sacca d'aria più fresca che farà causare delle precipitazioni ed abbassamento di temperature, perché alimentato da questo minimo depressionario che si troverà davanti alla Spagna e poi col passare delle ore si andrà a spostare verso l'Italia. Andiamo però alle previsioni nella giornata del 7, quindi di domani, come possiamo vedere, meteo sarà comunque principalmente soleggiato sulla nostra penisola, levato del nevischio sulle nostre Alpi, soprattutto quelle del Trentino e del Piemonte, e qualche possibile precipitazione soprattutto sulle Apuane, in Toscana. Mentre sul resto del centro-nord, come possiamo vedere, levato qualche possibile temporale sulle Alpi di confine del Friuli, ci dovrebbe essere una situazione principalmente soleggiata con temperature nettamente primaverili. Bolzano, come possiamo vedere, toccherà una massima di 25 gradi. Sul resto d'Italia, comunque, valori massimi compresi tra i 19 e i 25-26 gradi. Mari abbastanza mosti, soprattutto sulle quelle Liguri e Toscani, e piatti invece sulla Calabria e su quasi tutto il mare Adriatico. Venti che spireranno principalmente da settori meridionali, ma di intensità lieve, levato dei venti abbastanza forti, come possiamo vedere su coste di Liguria e di Toscana. Nella giornata poi dell'8 la situazione andrà un pochino a migliorare su tutta Italia, infatti come abbiamo visto anche dal GFS di prima, il tempo andrà a migliorare su tutta la nostra penisola. Temperature ancora alte, comunque rimarranno stazionarie, minime comprese tra i 5 e i 14-15 gradi, e invece massime che saranno comprese ancora fino a un massimo di 26-27 gradi, localmente 29 sull'interno di Calabria e Sicilia, potrebbero esserci. Giornata, come vedete, bella su tutta la penisola, venti che iniziando comunque a spingere. Da settori un po' più del nord, settentrionali, quindi su tutto l'Adriatico, ma anche poi sulla Sicilia e comunque sul sud, mentre come possiamo vedere venti deboli che spireranno da settori atlantici sulla Piemonte e sulla Liguria e Toscana. Venti comunque molto molto deboli e mari poco mossi. Poi nella giornata del 9 la situazione andrà un pochino a peggiorare, come possiamo vedere, e come abbiamo visto prima, inizierà ad annuvolarsi sul Piemonte e le temperature inizieranno ad abbassarsi proprio sulla Valle d'Aosta e sul Piemonte le massime da 25 inizieranno a scendere a circa, stiamo parlando di 20 gradi dai 23-24 che c'erano, ma comunque temperature in lieve diminuzione su tutto il nord e centro-nord. Come possiamo vedere, mari molto mossi vicino alle coste della Sardegna, venti moderati che spireranno da settori settentrionali, come possiamo vedere su tutta la parte adriatica e parte del sud, mentre venti più caldi di meridione spireranno su tutte le coste del Mar Tirreno e Mar Ligure. Andiamo anche a vedere una piccola tendenza poi nei giorni a venire, quindi stiamo parlando del 10 e dell'11. Come possiamo vedere, la giornata del 10 questo meno depressionario inizierà ad avvicinarsi, facendo sempre di più diminuire le temperature sul nord e centro-nord, mentre nel sud sarà sotto l'attacco di una lingua d'aria più calda che dovrebbe arrivare fino in Finlandia.
Poi nella giornata del 12 quest'aria più fresca, come possiamo vedere, si andrà a approfondire sul Lazio, Liguria e Toscana, ma anche poi sul Piemonte, sulla Sardegna, mentre, come possiamo vedere, effetti ancora caldi saranno sulla Calabria del Sud, sulla Basilicata e sulla Puglia. Questo è tutto, un caro saluto dal vostro Meteo Italia e arrivederci.